Il diluvio universale si abbatte sull'Aquila, ma non tutti gli animali riescono a salire sull'arca di Noè. La pioggia torrenziale e le esondazioni hanno fatto scattare l'emergenza sanitaria in città. Stalle evacuate, cani travolti dalla portata delle acque, bestiame tratto in salvo. Il servizio veterinario dell'ASL, che ha ricevuto centinaia di segnalazioni, si è mobilitato su tutto il territorio aquilano per portare in salvo gli animali. Intervenuti uomini del servizio sanitario provinciale dell'ASL di Collemaggio, vigili del fuoco e tanti volontari che collaborano presso i canili di Collemaggio e Paganica. Con l'acqua alla gola, molti aquilani hanno preso in braccio le povere bestie per sottrarle alla piena, arrivata improvvisamente a travolgere strutture e fabbricati, portando con serami e detriti di ogni tipo. Tratti in salvo sulla Mosonia, come ci dice Massimo Ciuffetelli del servizio veterinario dell'ASL, 5 cavalli, 10 pecore e un vitellino, più un numero elevato di cani, al cui salvataggio hanno pensato prevalentemente i proprietari. Stamattina inoltre sono in corso le visite da parte dell'ASL veterinaria nelle zone di Pizzoli e Marruci, allagate sin dalle prime ore del mattino.